Buongiorno, sono Federico Taddia, insieme a Carlotta Cubeddu, sono autore di questo libro che abbiamo presentato proprio oggi qui al Salone davanti a 300 ragazzi e ragazze. Penso, parlo, posto. Tre parole che racchiudono un po' la comunicazione e infatti si parla di comunicazione e di parole. Abbiamo cercato di ragionare insieme ai ragazzi, perché questo è un libro scritto per loro ma che di fatto va letto insieme, grandi e piccoli, perché ci sono tantissimi spunti, sulla potenza delle parole. Parole che fanno bene, parole che fanno male, parole che soprattutto definiscono chi sei e come vuoi rapportarti con gli altri. È nato in collaborazione con l'associazione Parole Ostili, che da anni proprio porta avanti questo percorso di consapevolezza, di contestualizzazione delle parole buone, le parole giuste, direi anche le parole gentili, che sembra un termine antico ma è un termine fortissimo. E proprio partendo da questa domanda, chi vuoi essere, abbiamo proposto un percorso alle ragazze e ragazzi, un percorso di domande. Sono tantissime domande che chiediamo a loro di porsi nel loro chattare, nel loro stare in rete, nel loro postare, e farsi domande per prendere contatto con quel virtuale che è reale e quel reale che è virtuale. Quindi dei suggerimenti, delle dritte, una sorta di bussola, una sorta di grammatica e poi tante storie di ragazze e ragazzi. Abbiamo raccontato delle situazioni e insieme le abbiamo affrontate per capire lì, proprio in quel momento, le parole che conseguenze avevano avuto. Penso, parlo, posto.